Benvenuti, sono Michele Stasi, presidente di AIFM, Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria. Seguiti. Ci troviamo all'interno della mostra Supereroi e Radiazioni e vi racconteremo la storia e le origini di 8 supereroi, degli effetti delle radiazioni su di loro, ma soprattutto degli effetti delle radiazioni nella nostra vita di tutti i giorni, anche applicata alla medicina. E quindi, siete pronti per questa meravigliosa avventura? Seguitemi! E adesso Spider-Man. Il primo supereroe Marvel che andremo a presentarvi è sicuramente uno dei più famosi e celebri. Si tratta infatti dello stupefacente Uomo Ragno, creato nel 1963 da Stan Lee, considerato un po' il padre di tutti i supereroi Marvel, e di Steve Ditko, che si occupò di caratterizzare le prime storie e disegni dei primi 38 numeri. Il giovane liceale Peter Parker assiste assieme a tutti gli studenti della classe ad un esperimento di laboratorio dove si utilizza un grosso tubo elettrificato che emette verosimilmente misteriose radiazioni X. In quel mentre cala dal soffitto un minuscolo ragno che attraversa il flusso di radiazioni e che destino vuole andrà a pungere proprio la mano dello sfortunato, almeno fino ad allora, occhialuto studente, donandogli i famosi poteri di ragno, come quello di aderire alle pareti e la capacità di percepire i pericoli, un vero e proprio senso di ragno. Ma vediamo nella realtà che cosa sono questi misteriosi raggi X applicati in particolare alla medicina e alla professione dello specialista in fisica medica. I raggi X furono scoperti quasi per caso dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen nel 1895. Questi raggi misteriosi fuoriescono dai tubi catodici applicando loro un'elevata tensione elettrica e sono in grado di impressionare pellicole fotografiche dando origine a immagini che consentono di vedere all'interno del corpo umano. Fu una grandissima scoperta per la medicina che valse a Röntgen nel 1901 il primo premio Nobel per la fisica e consentì lo sviluppo di tutte le apparecchiature radiologiche, dalle primissime che venivano utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale per la diagnosi dei soldati feriti durante le battaglie, sino ad arrivare al 1975 quando fu scoperta la tomografia assiale computerizzata, a tutti nota con il nome di TAC. Siamo agli albori della moderna radiodiagnostica per immagini, uno degli ambiti ospedalieri dove lavoriamo noi fisici medici. In collaborazione con medici radiologi e tecnici garantiamo un programma di garanzia della qualità sulle apparecchiature più moderne e sofisticate utilizzate per la diagnosi e la ricerca contro i tumori. La valutazione e l'ottimizzazione dell'esposizione alle radiazioni e la riduzione della dose nei pazienti, in particolar modo in quelli pediatrici e nelle donne in stato di gravidanza, sono uno dei ruoli fondamentali del fisico medico in radiodiagnostica. Qual è il potere di Devil? Eccolo! Il celebre supereroe cieco Daredevil viene creato nel 1964 dallo sceneggiatore Stan Lee e lo storico disegnatore Bill Everett. Il suo alter ego, l'avvocato Matt Murdock, combatte di giorno le ingiustizie nelle sedi istituzionali dei tribunali, mentre di notte
nei panni del vigilante senza paura nel quartiere di Hell's Kitchen di New York. Il giovane Matt Murdock viene investito a New York da un camioncino impazzito che trasporta materiale radioattivo nell'atto di salvare un anziano che stava attraversando una strada. Caso vuole che uno dei fusti colpisce al volto il ragazzino facendogli perdere la vista, ma amplificando i restanti sensi, in particolare l'udito, e donandogli anche un senso radar super sviluppato, tanto da compensare quasi completamente la cecità. Agganciamoci a questo supereroe per scoprire nel mondo reale la storia e la scoperta della radioattività e come questa sia stata utilizzata quasi fin da subito con applicazioni in campo medico e come si sia evoluta la sua gestione negli ambienti ospedalieri grazie ai contributi dello specialista in fisica medica. Nel 1896 il fisico francese Henri Becquerel studiava la fosforescenza di alcuni materiali. Quando si accorse che delle lastre fotografiche lasciate vicino a sali di uranio si impressionavano pur in assenza di luce, questo a causa delle particelle emesse dai sali stessi. Fu così che scoprì la radioattività naturale, scoperta che gli valse il premio Nobel nel 1903. Oggi i radionuclidi utilizzati in medicina vengono prodotti artificialmente. Vengono somministrati ai pazienti sia a scopo diagnostico per ottenere informazioni di carattere morfologico, ma soprattutto funzionale su organi e tessuti, e anche a scopo radioterapeutico, in quanto in grado di raggiungere i siti, le lesioni tumorali, rilasciando localmente l'energia che ne distrugge le cellule. A differenza della radiologia, la parola medicina nucleare in genere turba i pazienti, ingenera ansie, probabilmente per il fatto che viene associata più a catastrofi come esplosioni nucleari piuttosto che incidenti nucleari alle centrali di Chernobyl o Fukushima, quando in realtà le procedure di medicina nucleare possono essere svolte in totale sicurezza, e questo è uno dei compiti del fisico medico in ospedale. Il fisico medico non si occupa solamente della qualità delle apparecchiature impiegate e del calcolo della dose da radiazione assorbita dai pazienti, ma anche della gestione della sicurezza, inclusa quella dei rifiuti radiocontaminati che inevitabilmente derivano da queste procedure. Ora è il turno di Ant-Man. Il personaggio di Ant-Man appare per la prima volta nel fumetto Marvel chiamato Tales to Astonish, esattamente sul numero 35 del 1962, coi testi scritti da Stan Lee e Larry Lieber, il fratello minore, e i disegni di Jack Kirby. Lo scienziato Henry Hank Pym è considerato una delle menti più geniali dell'universo Marvel. Durante un esperimento in laboratorio scopre le cosiddette particelle PIM, che imprigiona con campi elettromagnetici in due sieri in grado di rimpicciolire e ingrandire gli oggetti e le persone con cui vengono a contatto, rimpicciolendosi anche a livello microscopico. Decide di studiare il comportamento delle formiche, dotandosi di un casco speciale in grado di interagire con esse, diventando a tutti gli effetti un vero e proprio uomo formica. Ma vediamo ora nel mondo reale come le radiazioni possono essere coinvolte nello sviluppo delle nanotecnologie e della nanomedicina, offrendo allo specialista in fisica medica un campo di ricerca e di sviluppo in costante espansione. Lo sviluppo delle nanotecnologie e della nanomedicina si lega alla possibilità di una terapia estremamente mirata, atta a colpire esclusivamente le cellule tumorali. Un nanometro è un miliardesimo di metro, circa 80.000 volte lo spessore di un capello, ed è proprio su questa scala che lavorano i fisici, con strumenti, materiali e farmaci, in grado di penetrare a livello cellulare. Le nanoparticelle sono in grado di colpire selettivamente specifici tipi cellulari,
come ad esempio le cellule tumorali, riducendo così il danno alle vicine cellule sane. Oltre che sul piano terapeutico, le nanoparticelle sono di fondamentale importanza anche sul piano diagnostico, dal momento che sono in grado di legarsi alle cellule tumorali e rilasciare dei biomarcatori fondamentali per una corretta identificazione della malattia. Il fisico medico si occupa, oltre che della ricerca diretta, anche dell'elaborazione della qualità delle immagini, ricoprendo così un ruolo fondamentale. Data la natura fortemente interdisciplinare di quest'ambito, sono molte le figure coinvolte, medici, biologi, fisici medici, tutti uniti nella lotta contro il cancro. Adesso l'irascibile Hulk e il suo alter ego, Bruce Banner. Nel 1962 Stan Lee e Jack Kirby creano l'incredibile Hulk, un essere mostruoso inizialmente grigio che ricordava il mostro di Frankenstein o lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dopo pochi numeri, le tinte horror verranno messe da parte e il gigante diventerà sempre più irascibile e incontrollabile, acquisendo il tipico colorito verde giada, e potrà ritrasformarsi nel suo innocuo alter ego umano esclusivamente nei momenti di calma. Ma chi si cela sotto ai verdi muscoli dell'incredibile Hulk? Il fisico nucleare Bruce Banner, mentre si trova nel deserto del New Mexico per procedere ad un test atomico sperimentale con il supporto tipico di quegli anni dell'esercito americano, non si accorge però che un ragazzo di nome Rick Jones si è introdotto per una stupida scommessa tra amici nella zona dell'esperimento. Il dottor Banner riesce a salvare il ragazzo spingendolo al riparo, ma non se stesso, venendo investito dalle radiazioni gamma sprigionate dall'esplosione nucleare. Vediamo ora nel mondo reale che cosa sono i raggi gamma, quanti possono essere pericolosi o meno e come vengono utilizzati negli ambienti ospedalieri e come vengono gestiti dallo specialista in fisica medica. I raggi gamma sono radiazione elettromagnetica che proviene dal nucleo di atomi radioattivi. Sono stati scoperti nel 1900 dal chimico fisico francese Villard mentre studiava i sali di radio, elemento scoperto appena 2 anni prima dai coniugi Curie. Le implicazioni radiobiologiche, ovvero gli effetti che avevano sul nostro corpo queste radiazioni che stavano venendo scoperte in quegli anni, hanno avuto immediate ripercussioni e applicazioni in medicina. Le sorgenti di radio, molto costose, sono state ben presto sostituite dal cesio e dal cobalto e già dalla metà del Novecento nasce così la moderna radioterapia. Ulteriore evoluzione si è avuta con gli acceleratori lineari di fasci fotonici che hanno energia ancora più alta, ma ciò nonostante ancora oggi i raggi gamma vengono utilizzati per trattamenti mirati, quelli intracranici di radioterapia stereotassica. Il fisico medico in radioterapia si occupa sia dell'accettazione e del controllo dei fasci che si utilizzano per le terapie, ma insieme al medico radioterapista si occupa anche dell'elaborazione dei piani di cura per i pazienti e del controllo della dose assorbita, sia alle lesioni tumorali, dove il fascio viene direzionato, vero obiettivo, ma anche ai tessuti sani circostanti che invece non devono ricevere tanta dose. E ora andiamo a scoprire Iron Man e i suoi segreti. Il personaggio di Iron Man appare per la prima volta nel fumetto Marvel Tale of Suspense numero 39 del 1963.
con testi scritti da Stan Lee e Larry Lieber, il fratello minore di Stan, e i disegni di Don Heck e Jack Kirby. Il genio miliardario Tony Stark viene ferito e rapito in Vietnam, dove i carcerieri cercano di obbligarlo ad ideare un'arma di distruzione di massa definitiva. Di nascosto, però, il proprietario delle Stark Industries, Tony Stark, costruisce, con l'aiuto del compagno di cella, il primo prototipo dell'armatura che gli permetterà di evadere e tornare libero e tornare, seppur ferito, con la famosa scheggia vicina al cuore, negli Stati Uniti, diventando da allora l'invincibile Iron Man. Nel corso degli anni le armature che ricoprono Tony Stark si sono evolute al passo coi tempi, tanto da essere potenziate con l'intelligenza artificiale, arrivando a rendere labile il confine tra coscienza della macchina e coscienza dell'uomo. Ma vediamo come oggi le risorse dell'intelligenza artificiale possono essere applicate al mondo della diagnosi e della cura medica, nell'imaging digitale in particolare, e l'importante ruolo dello specialista in fisica medica ricopre in questo ruolo. Con intelligenza artificiale si definisce la possibilità di trasferire a delle macchine, come ad esempio i computer, alcune abilità tipiche dell'intelligenza umana, come la capacità di apprendimento e di ragionamento. Questa possibilità fu teorizzata negli anni 30 del secolo scorso, in particolare con i lavori di Alan Turing e Claude Shannon. Verso la fine degli anni 50, Frank Rosenblatt propose il primo esempio di rete neurale, un dispositivo elettronico con capacità di apprendimento ispirata al funzionamento del cervello umano. Solo negli ultimi decenni, però, grazie all'evoluzione tecnologica, è stato possibile utilizzare l'intelligenza artificiale in modo diffuso per analizzare grandi quantità di dati ed apprendere informazioni complesse in esse contenute. In ambito medico, le informazioni sono rappresentate da tutto ciò che può essere ottenuto dalle procedure mediche e dagli esami specialistici effettuati dai pazienti. E ciò che si tenta di identificare con l'intelligenza artificiale sono elementi utili ad effettuare diagnosi più precise o a scegliere la terapia migliore per ciascun paziente. Fra le possibili sorgenti di dati ci sono anche le immagini radiologiche, come ad esempio la TAC, la risonanza magnetica o la PET. In questo caso, l'intelligenza artificiale cerca di apprendere informazioni relative alla malattia che sono presenti nelle immagini, ma che non possono essere identificate dal medico con una analisi visiva. In questo contesto, lo specialista in fisica medica gioca un ruolo importante perché si occupa di analizzare le immagini e i dati da esse ottenuti e supporta il medico nella validazione e nell'utilizzo dei software basati su intelligenza artificiale, con lo scopo di rendere il loro uso nella pratica clinica consapevole, efficace e sicuro. Sono ancora tra di noi gli X-Men? Andiamo a scoprirlo! Ispirati dal tema del diverso e della discriminazione, Stan Lee e Jack Kirby crearono il gruppo mutante degli X-Men, composto da 5 adolescenti, nel settembre del 1963, ancor prima che il termine mutazione entrasse nell'uso comune di tutti i giorni. I mutanti, a differenza degli altri supereroi, non hanno acquisito il loro potere da un qualche incidente più o meno casuale o l'esposizione da un certo tipo di radiazione, ma possiedono il potere nella loro genetica, mediante il gene X, fin dalla nascita. Solitamente il potere si manifesta nell'adolescenza e manifesta non pochi problemi al ragazzo. Ecco il motivo per cui il professor Charles Xavier, anche egli mutante in quanto uno dei più grandi telepati della Terra, decide di fondare poco fuori New York, nella contea di Westchester, la scuola per giovani dotati, con lo scopo di allenare ed aiutare i ragazzi a gestire il proprio superpotere. Quindi vediamo nel mondo reale chi
chi ha scoperto i misteri della molecola del DNA e quali possono essere le implicazioni delle radiazioni con la materia e con il nostro patrimonio genetico, andando ad esplorare il ruolo dello specialista in fisica medica nel campo della radiobiologia. L'acido deossiribonucleico, o DNA, venne scoperto ed isolato per la prima volta nel 1869 dal chimico svizzero Friedrich Mischer, ma dobbiamo aspettare fino a febbraio del 1953 per la scoperta della doppia elica del DNA, la sede del patrimonio genetico di ogni essere vivente. La scoperta fu dovuta a un giovane biologo James Watson e a un fisico Francis Crick presso l'Università di Cambridge. L'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ovvero quelle radiazioni che trasportano sufficiente energia per liberare elettroni da atomi o molecole, può portare alla rottura proprio della doppia elica del DNA, con conseguente morte della cellula colpita o mutazione genetica, come negli X-Men. In radioterapia è il DNA delle cellule tumorali il bersaglio da colpire affinché il piano terapeutico sia efficace. La radiobiologia è la materia multidisciplinare in cui lo specialista in fisica medica ricopre il ruolo di figura professionale che studia i processi alla base dell'interazione della radiazione con la materia biologica e produce modelli predittivi di situazioni pianificate come quelle della radioterapia o nel caso di esposizioni dovute ad incidenti o di emergenza. Quali sono i segreti di Magneto? Scopriamoli insieme. Il personaggio di Magneto appare per la prima volta come supercriminale nelle pagine di X-Men numero 1 del settembre 1963, scritto da Stan Lee e disegnato da Jack Kirby. Max Eisenhardt, come tutti i mutanti, possiede un'alterazione genetica fin dalla nascita, che permette lo sviluppo del proprio superpotere nel periodo dell'adolescenza. Nella miniserie dedicata alle sue origini, scopriamo che manifestò per la prima volta la sua abilità di manipolare i campi magnetici durante l'atroce perdita della famiglia a causa della furia nazista nel ghetto di Varsavia. Conobbe successivamente il professor Charles Xavier, il futuro leader degli X-Men, senza che entrambi rivelassero il proprio potere l'uno all'altro e consolidando le differenti visioni sulla pacifica coesistenza dei mutanti con gli umani. Vediamo che cos'è realmente il magnetismo e come le proprietà elettromagnetiche dei materiali si possono applicare in campo sanitario sfruttando il fenomeno della risonanza magnetica e le funzioni svolte dallo specialista in fisica medica in questo contesto. Il fenomeno del magnetismo, noto fin dall'antichità, è la proprietà dei magneti di attrarre a sé altri corpi contenenti ferro, quando posti nelle loro vicinanze. L'abbiamo sperimentato tutti, almeno una volta, giocando con una calamita. Inoltre, non dimentichiamoci che la Terra è un magnete e quindi noi stessi viviamo in un campo magnetico. Un'applicazione molto importante del fenomeno della risonanza magnetica in campo medico è la risonanza magnetica, un'apparecchiatura diagnostica che è in grado di produrre immagini tomografiche dettagliate del corpo umano.
In questo senso, la risonanza magnetica può essere pensata come una grande, enorme calamita all'interno della quale viene introdotto il paziente. Pensate che le risonanze magnetiche installate nei nostri ospedali tipicamente hanno campi magnetici circa 30.000 volte maggiori del campo magnetico terrestre. Di conseguenza hanno anche una grandissima capacità e forza di attrazione di qualsiasi oggetto contenente metallo. Attenzione quindi, anche oggetti molto piccoli, come una forcina per capelli o una graffetta, possono diventare pericolosissimi proiettili, figuriamoci oggetti metallici più grandi. Per questa ragione la normativa italiana prevede che per ogni impianto di risonanza magnetica venga nominato un esperto responsabile della sicurezza che, insieme al medico responsabile, deve predisporre un accurato programma per garantire, da una parte, la qualità delle immagini, quindi delle indagini diagnostiche, e dall'altra la sicurezza degli operatori e dei pazienti. In Italia più dell'80% degli esperti responsabili sono fisici medici. Quali sono le origini dei Fantastici 4? Ora le scopriremo. Nel novembre del 1961, Stan Lee ai testi e Jack Kirby ai disegni inventano il primo fumetto, dove i protagonisti sono costituiti da una famiglia di supereroi. Stiamo parlando del fumetto dei Fantastici 4, che porrà le basi nei mesi successivi di tutto l'universo Marvel Comics. Il fumetto è un successo inaspettato e introduce innovativi elementi di vita reale e quotidiana che mai si erano visti nelle avventure dei supereroi dell'epoca. Inoltre, le avventure non sono ambientate in città immaginarie, ma bensì nelle città americane che tutti conosciamo, come New York. Una novità senza precedenti. Durante il collaudo di un razzo sperimentale, i quattro componenti dell'equipaggio, lo scienziato Reed Richards, la fidanzata Susan Storm col fratello Johnny ed il pilota Benjamin Green, vengono investiti da una vera e propria tempesta di misteriosi raggi cosmici, costringendoli ad un rientro d'emergenza. Scopriranno di aver acquisito inaspettati poteri che cambieranno per sempre la loro vita di ogni giorno. Vediamo ora nella realtà la storia della scoperta dei raggi cosmici e come questi contribuiscono alla radiazione naturale, la quale ogni giorno ciascuno di noi è soggetto, e di come il mondo della radioprotezione si sia di conseguenza evoluto e costituisca da sempre un argomento di quotidiano studio per lo specialista in fisica medica. I raggi cosmici furono scoperti tra il 1911 e il 1912 dal fisico austriaco Victor Franz Hess, conducendo esperimenti su quelle radiazioni all'epoca chiamate penetranti tramite dei semplici palloni aerostatici. Con questi esperimenti il coraggioso fisico osservò che l'elettrometro posto sul pallone misurava una quantità di carica elettrica sempre maggiore andando ad alta quota. Dunque, con questi esperimenti, furono individuate le radiazioni misteriose provenienti dal cosmo, andando così ad escludere l'ipotesi che la radiazione naturale fosse dovuta esclusivamente dalle rocce primordiali radioattive presenti fin dal Big Bang nella crosta terrestre. Le radiazioni cosmiche primarie, interagendo con l'atmosfera, producono una cascata di raggi cosmici secondari che arrivano fino al suolo, contribuendo per circa il 16% alla radiazione naturale, detta anche fondo naturale. Mediamente, ogni individuo è esposto ad una dose di 2,4 millisievert annuo di radiazione, e questo varia da luogo a luogo.
Di questi, lo 0,3-0,4 millisievert annuo è legato alla radiazione cosmica. La radioprotezione si fonda sul principio che ogni dose di radiazione, di qualsiasi entità sia, accresca un rischio per la salute. Gli specialisti in fisica medica, seguendo i principi della radioprotezione, collabora con l'esperto di radioprotezione nello studio e lo sviluppo di modelli predittivi utili per valutare e predire i rischi legati all'esposizione alle radiazioni.